quello che ti piace fare è ciò che sai fare meglio, che adesso è diventato appunto il libro, ma che anni fa è stato un post-it che io ho tenuto attaccata ad una parete di casa mia per un sacco d'anni. Mi era sembrata subito una frase giusta, però ci ho veramente messo gli anni per capire il significato di quella frase. Nel frattempo io avevo lasciato un lavoro che facevo da 10 anni come autrice televisiva. Non perché me lo potessi permettere, ma perché insomma a quell'età avevo 37 anni e di fatto era veramente troppo difficile essere felice. Mi sono detta qui o intervengo o sta vita sarà un vero calvario. Quindi in quel momento io ho iniziato un percorso tutto mio proprio di riflessione su cosa sapevo fare, su cosa mi piaceva fare. E in che modo proprio volessi intervenire nel mondo? Più o meno erano già allora questi i pensieri. Nel frattempo, più riflettevo alla trasformazione, che era quella di una donna che provava a trasformare la propria vita, e più mettevo a fuoco anche il modo in cui io potevo farlo, il modo in cui le domande che erano veramente urgenti per me. E la prima tra tutte era proprio: ma come hanno fatto le altre? E là l'idea di andare a cercarmele, andarle a cercare per chiederglielo. Mi sono detta, io voglio andarmi a trovare proprio le donne, quelle che meritano di essere raccontate. Ecco, io volevo anche questo tipo di incontro, sia perché volevo delle ispirazioni potenti e poi volevo delle storie che meritassero di essere raccontate, perché io racconto storie, io scrivo storie e io amo le storie, è quello che so fare bene. Le appassionate sono le donne che partendo dalla loro passione fanno un'impresa, no? Queste erano le donne che io andavo a intervistare, donne che partendo da una loro intuizione, da una passione particolare, erano riuscite non solo ad intercettarci un bisogno anche collettivo, ma anche a farlo diventare un mestiere, no? Farlo diventare un prodotto, a farlo diventare un servizio. Quindi ecco la prima donna che in Italia, prima donna, la prima persona che in Italia ha cominciato a definire la qualità gustativa, cioè proprio il piacere di mangiare, per esempio, i prodotti per celiaci. Era partita da un'intuizione tutta sua, osservando dei ragazzini che a scuola mangiavano delle cose per celiaci che erano più salvavita che non cose buone. E si era detta, ma perché questi ragazzini devono mangiare queste cose, no? E l'ha fatta diventare appunto la prima impresa italiana che produce cibi per celiaci. Letteralmente le donne inventano imprese nuove, che vuol dire territori nuovi di economia, cioè vedono la realtà da un altro punto di vista, intercettano altri bisogni, fondamentalmente dal punto di vista della cura. Poi ci sono tutte le altre modalità, altre caratteristiche. L'impresa femminile restano piccole. Restano piccole nel senso buono del termine, perché la chicca è piccola, perché il dettaglio lo curi quando è a dimensione umana. E poi le imprese al femminile sono radicate, cioè non sono orizzontali, sono radicate, si radicano su una cosa. Quindi Appassionate vuole essere questo, continuare ad essere un sito in cui si raccontano storie esemplari, esempi dico sempre che formano e informano, perché lo dobbiamo sapere che si può fare, che già si fa. Cominciamo a riprenderci anche il diritto alla narrazione. La narrazione non è quella che ci raccontano, avvilente, triste, terrificante, che mette paura. L'Italia che cambia mi fa pensare alla parte migliore dell'Italia, perché ti ripeto, se esiste una narrazione così avvilente è perché esistono anche casi molto avvilenti, no? E poi, quindi l'Italia che cambia mi fa pensare alle possibilità meravigliose che abbiamo come esseri umani. In potenza puoi prenderti un pezzo di mondo e dire io lascio questo al mondo. Quindi credo che l'Italia che cambia ce n'è bisogno, ecco.
Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.